Ah, buon pomeriggio, ben arrivati, salve. Ciao ragazzi. Salve a tutti. Buon martedì, sono stortissima. Ok, meglio. Meglio, la sentite la musica, sì? Ben arrivati. Bene, che corse oggi. Mi dispiace per il tentativo di anticipo della live che è finito in un nulla di fatto. Alla fine siamo qua alle 5 come al solito. Grazie, Tici. 25, ma sei pazza! Tici! Applauso a Tici. Pazzissima. Grazie, tesoro. Grazie mille. Grazie anche a Autumn, forse? Narcissus che si iscrive per la prima volta, benvenuto. Grazie a Meme0693 che si iscrive per la prima volta, benvenuto. Grazie a Nocciuolo che si iscrive per il 17° mese. E no, niente, queste sono già vecchie. In realtà sono vecchie, sono di ieri sera, boh, non so. Io ho intravisto con la coda dell'occhio Frankie che regalava una sub a Marcolino e Marcolino che minaccia in confronto. In risposta, grazie mille Franca, grazie, grazie. Applauso ai mod, applausi a tutti. Il fumetto è finito, si festeggia. Oh, che bello, che bello. Tici, ci devi mandare tipo tutti i link appena hai il Kickstarter sotto mano, assolutamente. Intanto un bevi, lo bevi, lo bevi, l'ho riscattato. Ciao Freo, benvenuto, ben arrivato. Il form è aperto, intanto vi ricordo, quindi se volete scrivere nel form potete farlo, se volete scrivere in chat potete farlo. Non scrivete su Instagram, oggi ve lo dico, non lo guardo proprio. In realtà non ho mai guardato neanche le scorse puntate, però oggi ve lo dico esplicitamente, non lo guardo. E quindi... Momento onestissimo, sì, assolutamente. Kickstarter nel 2022, per ora si lavora ai capitoli extra. Oh, ma quindi ci sono anche i capitoli extra. Che spoiler succoso. Che bello, che bello. Sono contenta. Poi i capitoli extra nelle storie mi danno sempre una soddisfazione incredibile. Quindi sono contenta. Che cioè, sono forse la soddisfazione più grossa, arrivare alla fine di una storia, ma poi avere quel tidbit di... E poi dopo cosa succede? Come vivono questi PG? Quindi sono molto contenta. Buongiorno, Cree. Ben arrivati, ben arrivati. Allora, questa è Safe Zone. Io ho un raffreddore che mi sta uccidendo. No, non è vero. Non credo sia fisicamente possibile morire di raffreddore. Nel caso in cui fosse fisicamente possibile morire di raffreddore, penso che sarei già morta 3 volte. Ho un raffreddore costante. E ultimamente è molto invasivo. Però, che si deve fare? Continua a essere storta. Mi metterò qua. Ok, meglio. Dammi la forza di continuare a scrivere. Marcolino, prima devi riuscire a far pace con la tastiera. Però un romanzo scritto da Marcolino lo leggerei volentieri. È tipo uno di quei test della serie. Se riesci a leggere questo testo scritto in 2 lingue diverse, allora il tuo cervello funziona. Non so se avete presente quei meme stupidi. C'è stato questo improvviso cambio di tempo repentino per poi tornare ai 45 gradi che ha spaccato un sacco di persone. Ma io in realtà mi faccio spaccare da qualunque variazione di temperatura ormai, a quanto pare. Non so se è la vecchiaia, non so se... Non lo so. Non lo so cos'è. 50 sfumature di Marcolino. Assolutamente un romanzo che leggerei. Il romanzo di Chiara sarebbe bestseller. Sapete che io avevo iniziato a scrivere? Ah, madò, che confessione! Raga, io ho iniziato a scrivere. Vediamo se qualcuno indovina. Vi dico che è una fanfiction. Non era porno. Non mi interessava scrivere del porno. Però la maggior parte delle fanfiction di quel filone lì lo sono, quindi... Premetto, non che io abbia niente contro le fanfiction porno, però la mia non lo era. Però ecco, avevo cominciato a scrivere una fanfiction, avevo
19 anni, credo. Quindi vediamo se indovinate. Che fosse qualcosa su Harry Potter è troppo banale, troppo banale. Dovete indovinare la ship. Draco c'entra. Banalino, banalino, andate sul banale. Intanto Marcolino si abbona per il 12° mese. Finalmente siamo a un anno. Come stai, Chiara? Sto bene, ma Marcolino... Non Marcolino patata, Marcolino 02. Quindi, what? Draco e la mela. Draco perciò, no. Cho Chang e Goyle, no. Draco e Hagrid. No, Draco e Hermione. Bravo Marcolino, sì, sì. I due Marcolino che indovinano contemporaneamente a photo finish. Sì, era una dramione. Era assolutamente una dramione che in realtà era nata più per l'interesse che avevo nel... è un fake freebooter Marcolino 02, ok. L'altra personalità di patata. Che ridere. Dicevo, avevo cominciato a scrivere questa fanfiction perché ero rimasta affascinata da una dramione italiana molto accurata, fin troppo accurata per il panorama che almeno io ho visto delle fanfiction all'epoca. Come vi dicevo, appunto, ciò che l'internet mi offriva ai tempi era poco più che esercizi di stile su vari livelli di pornografia e poco altro. E poi ho beccato, quindi cioè, mi lasciavano abbastanza insoddisfatta alla fin fine, perché non era appunto il tipo di prodotto che stavo cercando. E poi ho trovato Chisa, che è una scrittrice italiana che scriveva su EFP e che si è inventata praticamente un alternate universe partendo dal mondo di Harry Potter, che mi è piaciuto un sacco. Lei aveva iniziato scrivendo una dramione quasi nuda e pura, quindi una storia che aveva come plot principale appunto il fatto che ci fosse questa tensione, no? Questo rapporto di odio, ma che si stava sviluppando in amore, il classico enemies to lovers, e, tra appunto Draco e Hermione. Tutto partito da una scommessa. E infatti questa storia si chiamava La Scommessa. Io credo che sia ancora disponibile. Allora, La Scommessa... Chisa. Eccola qua. Sì, 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 sì. Se qualcuno è curioso... Questo è il primo capitolo della Scommessa di Chisa. Che dicevo, parte da un alternate universe in cui la guerra finale con Voldemort non avviene alla fine del settimo anno di Hogwarts dei protagonisti, ma alla fine del sesto. E quindi anziché esserci anziché esserci la morte di Silente alla fine del sesto e poi la raccolta e la distruzione degli Horcrux durante il settimo anno, viene tutto quanto anticipato da appunto alla fine del sesto, in modo da permettere effettivamente un settimo anno scolastico normale. Nella sua versione Silente non muore e quindi semplicemente Voldemort viene sconfitto e poi la scuola ritorna a essere normale, no? E grazie Luna Rap, grazie mille che ci mette altre 20 sub. Ma grazie. 20 o 10? Non ho capito. Nel caso ovviamente grazie. Ne leggo 10 due volte, ma penso che sia un bug del programma. Grazie mille, grazie, grazie. Grazie anche a Bruschetta. Ma ciao, che sia buona per il quarto mese. Bruschetta c'è sempre anche se non si vede. Ciao Chiara, ma ciao. E grazie a Marta Hartley che si abbona per il 12° mese. Cuoricini, cuoricini anche a te. Dicevo. Esatto, Marcolino, per gli esami che hanno sempre saltato, per i mago. E praticamente si svolgeva tutto quanto nell'arco del settimo anno con
una rivalità fra la casata di Grifondoro e la casata di Serpeverde portata ai massimi estremi, al punto tale che i professori, non sapendo più come tenere a bada i ragazzi che continuavano a farsi scherzi anche pesanti pur di darsi noia perché non si sopportavano, decidono di appaiarli e quindi di farli lavorare in coppie mettendo un Grifondoro e un Serpeverde insieme. E Malfoy fa questa scommessa con Hermione dicendole che sicuramente alla fine dell'anno sarebbe riuscito a conquistarla, no? Quindi di base si presenta come una storia molto leggera, molto comica. Poi tipo verso metà tu lo vedi, no? Che c'è lei che ha le mani che prudono e non è soddisfatta di aver messo in piedi una cosa così semplice e quindi comincia ad aggiungere roba che è tutto frutto della sua penna. Vi sto parlando di una fanfiction di Harry Potter che mi lasciò stregata ai tempi della mia tarda adolescenza e la storia canonica era finita da un annetto più o meno e io avevo trovato su AFP questa, appunto, questa fanfiction che va a introdurre intere nuove razze di PG e aggiunge background inesistenti nella storia canonica a personaggi esistenti e va in un in-depth incredibile in tutto quello che comincia a costruire. E quindi la scommessa inizia con appunto un dei presupposti semplici, diciamo così, ma poi diventa più complicato. Poi raga, Chiesa è impazzita, perché poi è andata avanti e ne ha fatte altre 4, mi sembra. Ora sto controllando. Cioè, la scommessa ha 50 capitoli. Poi ne ha fatto un altro che si chiamava I bracciali del destino, che ne ha 57. Poi, cosa c'era? I figli della speranza, che ne ha 70. Poi TMR, che ne ha 50. E più varie one shot qui e lì di collegamento. E poi l'ultimo della serie che era L'alchimia del sangue, che in realtà è stata fatta da Axia, quella non l'ho letta. Però ha seriamente messo in piedi un mondo molto 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 più esteso rispetto a quello presente nei libri. E andando a inserire appunto classi intere nuove di personaggi magici, c'erano i demoni, i mezzi demoni, ha dato una backstory a Voldemort bellissima, ho adorato Voldemort nei suoi capitoli e quindi me l'aveva fatta prendere strabene. Tra l'altro Hermione era comunque uno dei personaggi principali che lei andava a analizzare e le ha dato uno spessore psicologico meraviglioso. Cioè, secondo me ha interpretato meglio lei Hermione di chi ha scritto Harry Potter. E quindi questa cosa mi aveva lasciato con il prurito di andare a sviluppare la mia versione di quel personaggio. Avevo cominciato anche io a scrivere appunto una fanfiction, ma non avevo molti supporti a livello tecnico in quel periodo, quindi avevo una sorta di mini notebook, ma molto vecchio, molto piccolino. Era una roba veramente molto, molto, cioè, reperto dell'anteguerra. Però Word lo reggeva e mi ricordo che scriveva, era passato qualche settimana di un'estate a scriver lì. E poi ho perso tutto. Qualcosa si è rotto. Io non avevo altri file, altri salvataggi da nessuna parte. Ho perso qualunque cosa. E ho detto, vabbè, alla fine era solo una cosa embrionale, quindi. Oggi lo faresti se ne avessi il tempo? No, sinceramente non...
Non penso che mi metterei a scrivere una fanfiction. Marcolino ne ha scritta una che si chiamava Pervy Jackson. Wow. Wow. No, se avessi il tempo scriverei una storia originale. Non vorrei legare eventuali produzioni mie a universi creati da qualcun altro. Non è una cosa che mi sconfinfera più di tanto. Quando avevo 16 anni io scrivevo fanfic su Detective Conan, Madonna, una vita fa, che bello. Però ecco, anche io ho avuto, ve l'ho confessato, anche io ho avuto il mio momento da brevissimo da fanfictioner. Tomato Cats, no, chi ha scritto Harry Potter in realtà è una domanda che porta con sé un discorso ben più ampio. È diventata un po' una battuta ricorrente in varie community come la nostra o quella di Azzalina, Azzalona, perché in realtà fa riferimento alla volontà di non nominare chi ha scritto Harry Potter per via delle sue idee francamente brutte ogni tanto. Perché chi ha scritto Harry Potter se ne è uscita con dei commenti transfobici molto 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 pesanti e quindi c'è stato questo moto di insurrezione, ok, nei suoi confronti, che poi si è condensato nel decidere di cancellare lei e tenere solo la sua opera. Questa in realtà è una cosa che personalmente, cioè, al di là dello scherzo, perché ok, mi fa ridere dire sì, ma chi l'ha scritto Harry Potter? Boh, chi lo sa, rende tutto più magico. Al di là di quello, volendo affrontare il discorso seriamente è una cosa che mi mette un po' in difficoltà perché io non sono propriamente convinta che l'idea di separare in toto arte da artista mi trovi d'accordo. È una cosa sulla quale non ho ancora deciso che posizione ho, quindi è una situazione in cui io ancora mi trovo un po' in un limbo. Quindi non sono sicura che sia una semplificazione che posso accettare, perché banalmente nelle opere d'arte o nelle opere di intrattenimento inevitabilmente viene travasato anche, no, il modo in cui chi le crea pensa. E quindi se chi crea qualcosa ha delle convinzioni profondamente opposte alle mie, dovrei un attimino riconsiderare anche la mia visione della sua opera e chiedermi, ok, ma quindi forse questo tipo di considerazioni sono passate dentro quest'opera? E nel caso specifico di Harry Potter ci sono una quantità di punti infelici che effettivamente non credo riescano a salvare la serie. Cioè, guardando quello che è stato creato con gli occhi un attimino più lucidi, no? Di una persona che non è adolescente, quindi già perde quell'immedesimazione uno a uno con i personaggi. E poi d'altro canto è un romanzo scritto, pensato proprio per essere letto da persone che stanno crescendo, no? E quindi nel mio caso specifico, io mi sono avvicinata alla serie di Harry Potter quando avevo 10 anni, età perfetta.
perfetta, ma letteralmente perfetta per entrare dentro questa serie. E poi quando io ho cominciato a leggere erano già pubblici i primi 4 libri, e poi avevo all'incirca la stessa età dei protagonisti mano a mano che uscivano i film, no? Quindi avevo pochi anni meno quando uscivano gli ultimi libri che avanzavano, e bene o male la stessa età quando uscivano i film, quindi ero proprio perfettamente immersa, no? E in quel mondo lì. E però guardandolo ora, brutture come anche solo il nome di ciò, che sembra uscito da una barzelletta di brutto gusto, o il fatto che non ci sia come dire, uno spessore reale nei personaggi secondari, laddove Ginny non ve lo considero secondario, ok? Cioè c'è il pool di personaggi principali, e poi però le macchiette che sono intorno sono veramente delle macchiette, tipo tutte le altre persone di Grifondoro tolti i protagonisti. Non è costruito poi così bene, se vogliamo. Poi prima Marcolino citava Fleur, che sinceramente non è non è un gran bel personaggio, non è scritto molto bene, e in generale anche Padma e Patile, sì, tutti i personaggi non caucasici mi hanno un po' dato la sensazione di essere la rappresentazione dello stereotipo del paese di provenienza, no? Quindi forse non è un'opera così necessariamente da difendere a spada tratta in un discorso del tipo separiamo arte e artista, perché l'arte che è stata prodotta è talmente incredibile che non è giusto goderne meno solo perché sappiamo che chi l'ha prodotta ha dei principi diversi dai nostri. Su Harry Potter non sono molto convinta che effettivamente ci sia questo valore nella serie. Quindi rimango un po' così, rimango ancora con il beneficio di decidere più in là qual è la mia posizione in merito. Boh, sì, figlio del suo tempo, ma non lo so. Grazie mille a Spiripio94 che si abbona per la prima volta, grazie, benvenuto. E beh, sì, cioè Cho Chang rimane un nome orribile anche nel 2000, sono d'accordo. Comunque, vedo che qua intanto cominciano ad arrivare le risposte, io comincio a leggervi. Allora, sono una ragazza transgender da tanti anni, ma non ho mai avuto il coraggio di dirlo a nessuno, solo ultimamente ci sto riuscendo. L'ho detto ad alcuni amici, non tutti, ma adesso penso che sia arrivato il momento di dirlo ai miei genitori. Ma non ci riesco perché sono sicura che la prenderebbero malissimo e che la mia vita sarebbe rovinata. Poi, hai dei consigli da darmi? E poi, dato che ci sono, dico anche chi sono. Ebbene sì, Toon Gamer è una ragazza, anche IRL, e si chiama Chiara. Oh! Ma ciao Toon Gamer! Ciao Chiara! Margolino è impazzito! Ma dimmelo prima, usavo i pronomi giusti dall'inizio. Va bene, ora. E ora lo sappiamo. Ma che bello! Ma salve, eroina del canale, assolutamente sì. Intanto grazie Camarino, che si abbona per il quinto mese. Sempre grazie per gli ottimi contenuti, grazie mille. Ma che bello! Allora, io consigli personalmente non penso di averne né poterne dare, perché non ho
affrontato in prima persona una situazione del genere, quindi non credo che questa musica non mi piace proprio, però mamma mia. Più easy. Che ansia. Dicevo, non credo di essere nella posizione di poter dare un consiglio se non di mettere al primo posto il tuo benessere, che è un consiglio che vale ed è valido per tutte quante le persone. Bisogna necessariamente curarsi di noi stessi in primis, perché se non ci curiamo di noi stessi, allora non possiamo neanche pretendere che lo faccia qualcun altro. Poi è giusto che lo faccia qualcun altro, altro discorso, però non ci si arriva neanche al chiedersi se può farlo qualcun altro o no, se non lo facciamo noi. E nel momento in cui credi che sia arrivato il momento di dirlo ai tuoi genitori perché pensi che questa cosa ti farebbe stare meglio, penso che tu debba prepararti anche eventualmente alla peggiore delle ipotesi, calcolando che purtroppo situazioni come la tua possono non essere comprese da persone di una generazione diversa. E qui io credo che quando si va a parlare di persone che hanno i loro 50-60 anni, che per 50-60 anni hanno vissuto convinte di una determinata cosa, penso che ci sia un grado di non voglio che sembri una giustificazione, perché non è una giustificazione. Credo piuttosto che noi che non abbiamo quel tipo di pregiudizi dovremmo anche concedere loro un margine di comprensione da parte nostra, perché al contrario, non penso che tutte quante le persone che hanno atteggiamenti razzisti o omofobi o transfobici o in generale d'odio nei confronti degli altri siano necessariamente intrinsecamente convinte di quello che dicono. Credo che ci sia, soprattutto se si parla di persone adulte o molto adulte, credo che ci sia una possibilità di considerazioni che vengono semplicemente portate avanti perché è quello che hanno fatto per tutta la loro vita. Ok? Questo non significa che hanno ragione ad essere razzisti, omofobi o transfobici, non vuol dire questo. Vuol dire che non hanno gli strumenti per poter comprendere quanto può essere sbagliato quello in cui credono. Poi, questo non significa che allora hanno ragione, non l'ho mai detto, lo ripeto, lo sottolineo, non vuol dire che hanno ragione. Vuol dire che nel momento in cui noi abbiamo bisogno di rapportarci con persone che possono essere in una posizione del genere, noi che non abbiamo un pregiudizio di questo tipo, secondo me possiamo, se vogliamo, mettere sul tavolo anche un minimo di comprensione da parte nostra. Ci vuole molta forza, ci vuole molta come dire, capacità di contestualizzare magari quello che ci viene detto dall'altra parte, e ci vuole naturalmente la volontà di riuscire a trovare un dialogo. Questo non significa che bisogna farlo per forza, non significa che non ci si deve sentire feriti da cose che effettivamente feriscono, non sto dicendo niente di tutto questo, sto dicendo semplicemente che se si vuole trovare un punto di dialogo,
con persone che magari partono da una vita passata a non prendere neanche in considerazione una cosa come l'essere transgender, allora è nel nostro primo interesse cercare di approcciarci a loro essendo quanto più comprensivi possibile. Cioè, il punto è, in questo specifico caso, la domanda è: vorrei parlarne con i miei, ma ho paura che la prenderebbero male, come fare? Secondo me bisogna provare a superare quel tipo di preconcetti che la società ha tatuato nelle loro teste, ok? Sapendo che non tutto quello che uscirà fuori dalle loro bocche sarà necessariamente cose in cui loro credono davvero, ma alcune cose potrebbero semplicemente essere, semplicemente tra molte virgolette, automatismi, ok? E questo tipo di considerazione, secondo me, è quella che è necessaria per riuscire a trovare la forza di portare avanti un dialogo, piuttosto che dire, ok, io ti ho detto ti ho detto come sono io, tu mi hai risposto con un muro, io ti rispondo con un altrettanto muro, e qui finisce il nostro rapporto. Se questo non è il risultato che si vuole avere, uno dei due per forza di cose non deve mettere un muro. Per forza. Questo non vuol dire che, insomma, sia facile, o che allora chi sta dall'altra parte abbia tutti i diritti di prenderci a pesci in faccia. Non dico niente del genere, dico solo che se si vuole trovare un confronto, un dialogo pacifico, bisogna farsi carico anche personalmente di avere forza per tutti e due. Allora, intanto Tsunaki dice: io sono nella stessa situazione di Tune, nonostante ciò è difficile dare consigli perché la situazione non è uguale per tutti, tra l'altro, assolutamente. Io prima ho cercato di identificare nitidamente me stessa e poi mi sono creata una piccola cerchia di persone che lo sanno per farmi sentire a mio agio. Mi sembra assolutamente un percorso che può essere funzionale anche per altre persone. È vero, noi abbiamo tutto il diritto di essere feriti dalle loro convinzioni, ma questo non significa necessariamente che loro abbiano le informazioni necessarie per comprendere tutto subito. Esatto, il succo del mio discorso è quello, cioè secondo me bisogna partire dal presupposto che non necessariamente chi parla dall'altra parte sappia effettivamente quello che sta dicendo. Magari ha solo bisogno di essere aiutato a comprendere. Io, dopo anni in cui mi sono studiata, sono arrivata alla conclusione di essere asessuale. Non ritengo necessario dirlo ai miei genitori, anche perché a loro non importa molto cosa mi piace o chi mi piace. A loro basta che io sia contenta, però mi rendo conto che per molti altri sia necessario avere un dialogo con i propri genitori e vi auguro il meglio. Oh. Intanto chiudo il forum perché altrimenti non riuscirò mai a leggervi, e anzi già adesso ho paura di non riuscire a leggervi tutti, perché sono già le 5:40. Oh Gesù, mamma mia. Allora, ve lo anticipo, non riuscirò a leggervi tutti sicuro, perché alle 7 devo staccare per forza per andare da Roberta, perché stasera c'è live speciale. Ma Alice, che regala 20 sub, ma grazie mille, ma grazie, maledetto HP che ci ha rubato tempo, mannaggia, grazie mille, grazie, 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 che carina, come vanno i vostri funghetti, grazie mille, grazie anche a Giovanni Jostar che si abbona per il 18° mese. Cosa capita oggi? Stasera sul canale di Roberta Cicchibe siamo io, Roberta Zalina e Yuriko Tiger, che è ospite del nostro A Martedì. E quindi, siccome io non ho la macchina, mi sposto coi mezzi, e per arrivare in tempo ho bisogno di
uscire puntuale di casa. A che ora? Alle 9:30. Alle 9:30 canale di Cichibe, qui su Twitch. Quindi mi raccomando, siateci. Marcolino, va bene. Io apprezzo che ci provi sempre. Quindi io ve lo anticipo. Non riuscirò a leggervi tutti, ma magari facciamo un safe zone di recupero nell'arco di questa settimana, ok? Quindi chi non rientra ora, vi leggo prima di arrivare al prossimo martedì. Aggiungiamo uno slot anche solo di un'oretta per riuscire a recuperare chi è rimasto indietro, ok? Perché vi assicuro che volevo evitare una situazione del genere, è il motivo per cui avevo anticipato inizialmente la live. Solo che cose succedono e quindi non è stato possibile. Intanto grazie Alice, che ci mette anche i bizzini. Gli abbonamenti sono per la bellissima reazione che hai avuto per Toon. Mi sono commossa e solo grazie a voi che ci siamo conosciute. E poi chissà... Oh mio Dio... Allora Tici, tu sai cosa fare. Tu sai già cosa fare, vero Tici? Tici, tu sai già come sviluppare, vero? Attenzione, perché qui c'è una nave che salpa. C'è una nave che salpa fortissimo. Che bello, no? Sono contenta. Piango adesso, sì. Oh, la scippo uno. E allora poi se vorrete fateci sapere come va. Intanto grazie anche a Cursed che regala altri 10 abbonamenti. Abbiamo raggiunto il sub goal, ma che carini! Ma grazie mille! Ma grazie, 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 grazie a tutti, grazie a Cursed, grazie Alice, grazie Lunara, grazie Ticci, grazie mille. Azzalina si chiama Azzalona adesso. Ora è Azzalona, non è più Azzalina, per quello. Allora, andiamo avanti. Intanto, quando potremo fare la live di recupero? Fatemi fare due conti. Quando potremo fare la live di recupero? Secondo me potremo farla... A un sabato mattina, come lo vedete? Saltiamo Dark Souls, vabbè. Un sabato mattina, come lo vedete, facciamo live di recupero e vi butto lì un'idea che sto sulla quale sto ragionando per il sabato mattina, ok? Facciamo una live di mattina. Non è Tetris, no, non è Tetris. È Azzalona Cervellona, sì. Dai, live di mattina, apposta andata. Allora, sabato mattina, chi non riesco a leggere oggi... Vi leggo sabato mattina, ok? Promesso, giuro in giurello. Andiamo avanti. Allora, buongiorno Chiara e buongiorno anche a voi della chat. Vi scrivo per dirvi che ho una gran voglia di fare il vaccino, però a causa di mia madre che inventa storie su storie al riguardo e delle voci che circolano, ho un po' di timore. Consigli? Mi capita inoltre di sentire più volte qualche persona che parla in modo davvero cattivo nei confronti delle persone specializzate in qualche ambito. Solo per fare un esempio, in questo caso molte persone dubitano dei dottori che creano il vaccino, nonostante siano persone che studiano per anni per diventare ciò a cui ambiscono, e sinceramente mi urta tantissimo. Grazie mille per l'ascolto. Naokun! Sì. C'è la scuola la mattina, lo so. Però la domenica mattina non esiste, è una leggenda. Concept colazione con Chiara, esatto, l'idea è quella. Allora, guarda. Sul insultare persone che hanno studiato quello che fanno è una cosa molto frustrante. Cioè, chi insulta le persone che sono... Io odio questa musica di sottofondo, mannaggia. Victor Lundberg. Allora, dicevo... faccio l'assistente sociale della mia categoria, parlano solo male purtroppo, quindi ti capisco, mannaggia. E ragazzi, è frustrante, penso sia una delle cose più frustranti possibile
vedere questa spocchia e questa superbia nei confronti dei professionisti, alimentata da una generale sfiducia nei confronti degli studi tradizionali che vengono visti come fallaci rispetto a quello che si può trovare su internet, che è tipo potenzialmente falso al 50%, cioè nel senso. Quando leggi qualcosa su internet è un tiro di moneta che sia vero o che sia falso. Se lo leggi e basta, cioè devi poi andare effettivamente a controllare se è vero o falso. E quindi per quello dico è finché non controlli, finché non verifichi, non è niente ti garantisce che quello che hai letto su internet sia vero. E mentre nelle impalcature accademiche ci sono dei percorsi di studio che, come dire, hanno un sistema di controllo delle informazioni ben diverso, non che sono. Cioè. È così stupido! È così stupido! È difficilissimo parlare di queste persone senza insultarle. Io voglio mantenere un approccio comunque cortese e cordiale nei confronti del mondo. Però sì, diciamo che sono una delle categorie di persone che più mi fa arrabbiare. Quindi capisco la frustrazione. Come si fa a reagire? Non lo so, non lo so. Io guardando un documentario, credo fosse su Netflix, mi pare fosse un documentario sui terrapiattisti, a un certo punto c'era questo intervento molto carino di un ragazzo, che mi pare fosse della NASA, che diceva: noi ci divertiamo tanto a prenderli per il culo, no? E a farci le battute e a riderci sopra, però è un approccio sbagliato, perché spesso il complottista di turno finisce per credere ciecamente al complotto di turno perché non ha accesso alla cultura effettiva e alle informazioni effettive, perché ha avuto un percorso pregresso povero dal punto di vista accademico, un contesto sociale povero dal punto di vista degli stimoli culturali. Quello che è il punto è che arriva a non avere delle informazioni e quindi a attaccarsi anche emotivamente alle informazioni che riesce a trovare facilmente e gratuitamente su internet. Dal punto di vista di chi invece le informazioni le ha, sì, ok, si capisce l'istintivo voler fare la battuta e voler fare lo splendido, no? Però bisognerebbe, proprio perché si è quelli in possesso delle informazioni, scusate, troverò una canzone che mi piace, ok. E dicevo, proprio perché si è quelli in possesso delle informazioni, bisognerebbe cercare di condividerle, spiegarle, piuttosto che chiudersi, no, nelle famose turri Seburne e nelle torri d'avorio, insomma, e fare quello che si chiama gatekeeping, quindi evitare il contatto con chi invece le cose non le sa. Poi che complottista uguale ignorante sia un po' datato, comprendo che cominci a essere vero. Anche questo documentario in realtà lo è, ha i suoi annetti. Ed è un'evoluzione della situazione ancora più complicata da affrontare, per la quale io non so come pormi. Cioè, non lo so. Mi spaventa la veemenza, la fede cieca,
dimostrano spesso di avere le persone convinte di taluno o tal'altro complotto, e di base la tendenza fondamentalista che hanno, quindi il essere totalmente chiusi alla possibilità che dall'altra parte ci sia qualcuno con delle informazioni che possono essere accettabili, perché le hanno solo loro, no? Quindi non lo so, è un modo, un atteggiamento totalmente chiuso al dialogo che un po' mi atterrisce, perché per dialogare bisogna essere in due, quindi non so, non lo so. Per il vaccino io l'ho fatto, e non sono medico. Che sia la scelta giusta, che non sia la scelta giusta, per me è parte del senso civico, cioè credo che serva necessariamente un tot di fiducia nelle istituzioni. Purtroppo siamo in un paese in cui da una parte è fermamente radicato, no? Nella nostra cultura la convinzione di essere più furbi degli altri, più intelligenti degli altri, e dall'altra il problema è che ciò in cui noi dovremmo avere fiducia spesso si dimostra essere gestito col culo, no? Gestito malissimo, e quindi conferma il fatto che effettivamente in questa nazione l'unico ragionamento che funziona è: io sopravvivo cercando di farti le scarpe, quale che sia la mia posizione sociale. Io vorrei essere in un contesto che mi permettesse di avere, al mio livello, quindi a livello del popolo, una massa con del senso civico maggiore. Dall'altra, vorrei che le istituzioni, genericamente intese, fossero più affidabili. Cioè, l'esempio che mi viene sempre in mente, no, in questo caso, è il Giappone, perché è il paese che bene o male conosco meglio fuori dal nostro, e l'idea di cercare di fregare il prossimo è sensibilmente assente dal pensare comune di un giapponese, no? Questo non vuol dire che sono tutti santi, perché naturalmente ci sono i truffatori giapponesi, ci sono i criminali giapponesi, però io parlo proprio di mentalità base. E per farvi un esempio stupido, nessun giapponese prenderebbe mai la metro o l'autobus senza pagare il biglietto, perché è ovvio, usufruisci di un servizio e di conseguenza lo paghi. Nessuno si chiede neanche se può evitare di pagare il biglietto, se può riuscire a saltare il tornello, ed è il motivo per cui spesso capita che i tornelli della metropolitana, in posti come Tokyo, abbiano le sbarre aperte. Di conseguenza, volendo, tu puoi entrare senza pagare, perché tanto la sbarra è aperta. Ma tu non vedrai nessun giapponese che entra senza pagare, perché tutti quanti tireranno fuori la tessera e la passeranno sul tornello, anche se la sbarra non si deve aprire perché è già aperta. Perché è senso civico. Al contrario, se un italiano in una situazione comune, normale, in cui tendenzialmente non fa male a nessuno, no, può effettivamente svicolare e evitare di seguire la regola, ok?
ce l'ha questa vocina nel cervello che dice: ma allora potrei farlo effettivamente, che è figlia della nostra cultura, ok? E quindi se un tornello rimane aperto, in quanti effettivamente passano il biglietto e in quanti pensano: ah vabbè, allora stavolta me lo risparmio, non lo passo. Ok? Perché è quella che vediamo come una situazione harmless, in cui non stiamo facendo del male, o siamo noi che stiamo risparmiando un biglietto. In realtà stiamo mancando di senso civico. Questo per farvi un esempio, ok? Per farvi un esempio piccolino su cosa intendo con vorrei che ci fosse più senso civico. Vi ho fatto l'esempio del Giappone, ripeto, perché è il popolo che ho avuto modo di conoscere meglio fuori dal popolo italiano, e però perché ho già letto, sì, ma loro hanno altri problemi, sì, ma il punto è non allora è meglio il Giappone, no, il punto è io vorrei che in Italia ci fosse maggiore senso civico. Cosa intendo per maggiore senso civico? Vi faccio un esempio. Non è una gara, no, ok, non è una gara, non è che allora Giappone è meglio, ci sono altri problemi, è ovvio, ma perché non esiste una nazione perfetta, ok, non c'è, ed è stupido doverlo esplicitare perché è ovvio, va bene? Questo non toglie il fatto che se io voglio fare un esempio, non significa che allora dall'altra parte vi sto dicendo: ah, quello è perfetto. Però, parentesi evidentemente necessaria. Comunque, dicevo, io vorrei che ci fosse un maggiore senso civico nel momento in cui siamo in pandemia e c'è una campagna vaccinale. Io non mi pongo la domanda, no? E quindi mi faccio il vaccino. Comprendo che il modo in cui funzionano le nostre istituzioni molto spesso possa portare a dubbi, ma per me non ce ne sono. Fa parte del senso civico. Se vuoi farti il vaccino, fatti il vaccino. Io la vedo un po' così, ecco. Ad esempio in Giappone non ci sono cestini, se devi buttare qualcosa la butti una volta in casa. Non ci sono perché c'è stato un attentato in cui hanno piazzato una bomba in un cestino. E però sì, cioè poi non è che non ci sono per niente, ogni tanto li trovi, soprattutto vicino alle macchinette distributrici. Però il punto è che magari il giapponese c'ha l'abitudine di girare con un sacchettino di plastica in borsa, sapendo che poi ci mette dentro la spazzatura. Ecco, inquinano da morire i giapponesi, ma da morire, la quantità di plastica che non ha senso. Giusto per dire che no, non sono perfetti. Comunque, andiamo avanti perché sono le 6, io ho risposto a 3 persone e porca puttana, odio questa playlist. Oh, è sempre lo stesso tipo, è lo stesso tipo delle canzoni che metto durante il caricamento. Questa è una delle, cioè lo streaming starting, questa è una delle 3 che avete sentito in streaming starting, se eravate qua fin dall'inizio. E cazzarola, cioè produce roba come questa bellissima e poi roba come quella di prima, che merda, non mi piace per niente. Comunque io intanto devo ringraziare Lucy Chan 93 che si abbona per il 40esimo mese, ma sono tantissimi, 40, grazie mille. E Tron 99 che si abbona per il 18esimo. Ciao Chiara, sono oramai 18 mesi di abbonamento, seguo il vostro canale dalle pazze teorie sull'alchimia e la melmina verde di sole e luna. Avevo a malapena 13 anni, tra un paio di giorni sono 20. Amore immenso per il vostro lavoro e grazie per esserci. Ne avevi di più? Perché noi abbiamo iniziato nel 2015, quindi sono passati 6 anni, quindi se ne fai 20 adesso ne avevi già 14, ma che figo. Grazie anche a Frank the Prankster che si abbona per il 23esimo mese, grazie mille. E pausa acqua. Allora, aspettate che voglio recuperarmi cosa
state dicendo in chat. Ma se io voglio vedere... Io non so come funziona Twitch, non riesco a capire a chi ha risposto Shane Weaver, che però comunque scrive: mi dispiace, studio medicina e non posso essere d'accordo con quello che dici, che vorrei leggerlo ma non lo trovo. Il vaccino è uno strumento fondamentale per rallentare il contagio e evitare il riempimento delle terapie intensive, chiunque la pensi al contrario non può curare le persone. Boh, sì, sono molto d'accordo. Mi manca la parte prima, l'ho cercata ma non la trovo, però sono d'accordo. C'è un'intera comunità scientifica contro pochi pensatori fuori dalla corrente. Il metodo scientifico non è democratico, non tutti vanno ascoltati. Beh. Anche su questo sono un po' abbastanza d'accordo. Comunque, la persona a cui rispondiamo dice che è brutto che un dottore venga radiato perché è contro i vaccini. Beh, sì, sono d'accordo. Stessa cosa ai ginecologi obiettori di coscienza, come dice Marcolino. Ah, non vogliamo aprire questa cosa, non vogliamo... Non vogliamo aprire. È brutto che vengano radiati. Tutti i medici devono poter esporre il proprio pensiero e non solo quelli che seguono una corrente. Ok, non ascoltare i social, ma i medici sì, e non si può pensare che solo quelli pro vaccino siano competenti. È stupido. Non lo so. Non lo so, non mi trovi molto d'accordo. Ma non ho abbastanza competenze per affrontare questo discorso, quindi mi dispiace, ma... mannaggia per i ginecologi obiettori, mannaggia. Comunque, andiamo avanti. Allora, ciao Chiara, come stai? Spero tutto bene. Molto bene. Io sono un po' in difficoltà. Sto con il mio ragazzo da circa 2 anni e mezzo e quando l'ho conosciuto già non era informissima, ma almeno andava in palestra, ma da quando è cominciata la pandemia non fa più nulla. Purtroppo è aumentato di peso, anche se non lo ammette, e io sono davvero preoccupata per la sua salute. Mi sono proposta più volte di fare qualcosa insieme per aiutarlo, ma nulla. Ho davvero paura per lui che stia scavalcando la soglia dell'obesità. Non lo so, puoi provare magari a proporgli anche soltanto di andare a fare qualche camminata, giusto per aiutarlo a riprendere il ritmo con il movimento. Cioè, magari non è una persona particolarmente incline al movimento fisico, e il fatto di comunque dover rimanere bloccato gli ha fatto perdere quella motivazione che poteva aver trovato pre-pandemia per andare in palestra. Prova magari a sbloccarlo per gradi, ok? Cioè senza... ma il problema è che non vuole ammettere di essere aumentato di peso. Allora, secondo me potresti davvero andare per gradi, cioè nel senso, nel momento in cui tu sei preoccupato perché hai visto che comunque comincia ad avvicinarsi ad avere problemi di salute. Ok, perdonami. Avevo interpretato male chi avesse scritto. Ok, ciao, sono una ragazza, già proposto camminate, ma la risposta è: non mi piace camminare senza una meta. Ah.
L'obesità è un brutto brutto male, la sto vivendo da molto vicino. Se posso permettermi, tutto il movimento del mondo non risolve il problema se non si risolve a livello psicologico. Qua bisognerebbe, cioè, bisognerebbe capire se magari è semplicemente una questione di stile di vita sedentario che si sposa male con l'aver perso l'abitudine al movimento, e quindi nel momento in cui è banalmente il modo in cui il suo corpo reagisce, non c'è magari un qualche problema psicologico dietro. Forse non è una questione, cioè magari non è un caso di binge eating o di persona con qualche tipo di disordine alimentare, perché può anche essere, cioè può anche essere che banalmente abbia un metabolismo che nel momento in cui non lo vede muoversi e lo vede magari mantenere comunque una dieta normale, cioè uguale a quella che aveva prima, lo porta comunque a prendere peso. Il poter chiedere un consulto, comunque uno specialista, tu da sola, per capire come muoverti, rimane un'opzione. Cioè, noi purtroppo possiamo consigliarti ben poco, soprattutto ovviamente conoscendo giusto la minima superficie della vostra situazione. Tu puoi dare consigli ed essergli vicino, però deve partire prima di tutto da lui. Non è facile consigliare uno psicologo o altro, ma puoi provarci, non devi assolutamente forzarlo. Ma prova ad andare tu, in prima persona, a chiedere a uno specialista cosa potresti fare per dargli il supporto migliore. Sul non voler camminare senza meta, in tanti propongono Pokémon Go. E effettivamente magari trovare un qualcosa che possa interessargli, o anche solo, non lo so, avere, cioè prendere, non ho idea di dove abitiate, ma se magari abitate in città o comunque in un posto con un numero sufficiente di stimoli esterni e non siete completamente in campagna, anche solo l'abitudine di dire oh, andiamo a prenderci il caffè al bar piuttosto che prenderlo a casa e andiamo a prenderlo a un quarto d'ora di camminata da casa, no? Non state camminando senza meta e intanto hai la possibilità di farlo smuovere un pochino. Penso che alla base devi esternargli nel miglior modo che puoi, che sei seriamente preoccupata per lui e che della sua condizione, che lui non vuole ammettere, ne stai risentendo anche tu. Non per farlo sentire in colpa, ma almeno farlo svegliare. È tanto rischioso, cioè comprendo, però secondo me rischi davvero di essere frainteso in una situazione del genere. Cercare un pretesto per uscire, con disponibilità economica anche un cagnolino aiuta. Portarlo fuori ogni giorno è una bella attività fisica. So che non è fattibile per tutti, però rimane un'idea anche. Prova un po'. Io te l'ho detto, forse la situazione, cioè la cosa migliore che puoi fare è davvero chiedere a uno psicologo come potresti. Come potresti essere di supporto? Secondo me devi fargli salire un po' di competizione con gli amici, tipo calcetto, basket o corsa. Per dirti, questa è una cosa che non ho minimamente preso in considerazione, ma che sicuramente per alcune persone può funzionare. Non credo sia il tipo molto sportivo.
Eh sì, secondo me chiedere consiglio a un professionista è la cosa migliore, perché di base qui hai detto che hai paura per la sua salute. E quindi nel momento in cui hai paura per la sua salute, secondo me sei totalmente in diritto nel chiedere tu un consiglio su come essere d'aiuto. Cioè non è che stai facendo le cose di nascosto perché vuoi circuirlo, semplicemente stai andando a chiedere a un professionista, ok, questa è la situazione per filo e per segno, che si fa in questo tipo di situazione? E insomma. Io lo farei perché è difficile. Allora, premetto con tutto il rispetto. Aspetta, che non ti leggo più. Ok. Premetto, con tutto rispetto, la risposta del ragazzo non è fondata. Lui non riesce ad ammettere il problema e non potrà schiodarsi da lì, a meno che non parta da lui. Per me è stato importante quando ho iniziato a farmi schifo da solo. Questo mi ha spronato a fare qualcosa. Una volta che parte da lui, tu puoi essergli d'aiuto. Non prima, non riuscirebbe. Questo è il mio punto di vista. È un'opzione. È un'opzione che non possiamo escludere perché non vi conosciamo. Può essere che lui si renda effettivamente conto inconsciamente della situazione, ma che non voglia ammetterla. Continuo a pensare che nella posizione in cui si trova la sua ragazza, la cosa migliore da fare sia chiedere a uno specialista e dire: ehi, questo è quello che ho sotto mano, cosa faccio, come lo gestisco? Vorrei anche dire alla ragazza che è bellissimo ciò che stai facendo per lui. La situazione è difficile, sei disposta ad aiutarlo come puoi, grazie per ciò che fai e farai. Oh. Terapia d'urto può essere terribile, sono d'accordo. Sono d'accordo, sono molto d'accordo. Tanto grazie a SoundCrow che si abbona per il secondo mese. Ciao. Ma ciao. Intanto, in bocca al lupo. E facci sapere come va. E te l'ho detto, stimoli esterni tu puoi riuscire a dargliene fino a un tot. Ovviamente il grosso deve farlo lui. Però rimango dell'idea che provare a chiedere appunto, a un professionista come potresti muoverti tu nel modo migliore possibile possa essere una buona soluzione, almeno per il momento. Intanto Golden Seppuku di Ryanee. L'ora passa, l'esame avanza, l'anima aspira a una gracile speranza, ormai stanca, si lascia cullare, la voce di Chiara l'accompagna al seppalla. Oh, ma allora, benvenuto, benvenuta al seppalla. Grazie a tutti per i consigli, valuto dallo specialista. Facci sapere, facci sapere. Cuoricini terapeutici nel frattempo, esatto. Allora, ciao Chiara e un saluto a tutta la bellissima chat. Volevo approfittare di Safe Zone per un argomento che può essere una stupidaggine, ma per me è molto importante. È sempre tutto relativo. Importante è un concetto relativo. Dal 2009 ascolto e seguo un gruppo K-pop che non starò a citare. In una fase di depressione durante l'adolescenza sono stati un grosso aiuto e ci resto male quando leggo commenti che riguardano solamente il loro aspetto. Secondo te è un pensiero stupido difendere un mondo come il K-pop, un mondo tutto fuorché rose e fiori? Beh, dipende. Dipende che cosa intendi per difendere, nel senso, se il punto è leggo commenti solo sul loro aspetto, che immagino siano commenti negativi, rispondere a commenti del genere volendo difendere il diritto di essere come vogliono, di altre persone mi sembra assolutamente legittimo. Finisci però con una frase un po' sul generalista, quindi è un pensiero stupido difendere un mondo come il K-pop. Lo dici tu stessa? Stesso. Stesso, non so.
essendo un mondo tutto fuorché rose e fiori, dipende, quindi non penso che sia intrinsecamente stupido difenderlo. È ovvio, se ti metti a difendere il diritto delle case discografiche di impedire agli idol di avere dei cellulari personali, forse possiamo non trovarci d'accordo. Se ti metti a difendere il diritto di, che cazzo ne so, di G-Dragon di farsi i capelli rosa, c'hai ragione, perché c'ha diritto di farsi i capelli rosa, perché non dovrebbe? È bellissimo con i capelli rosa. G-Dragon, incredibile. Parlando solo di aspetto, no, scherzo. Tra l'altro mi sto infognando tantissimo con la roba che scrive G-Dragon. Che bravo. Che... Raga, la mia ultima canzone con cui sono entrata in fissa, la ve la passo. Cioè... Allora, aspetta, no. Vi passo... il video con... la traduzione, perché quello è il punto. Questa canzone è tipo incredibilmente upbeat, ma incredibilmente upbeat, cioè te l'ascolti e sei tipo poi vai a vederti il video, c'è lui che fa festa e basta, e poi leggi il testo. Presa malissimo. E niente, questo clash totale fra la musica e quello che dice mi ha fatto impazzire, mi piace un botto. Canzone vecchissima, tra l'altro, tipo del 2013 o del 2016. È Crooked, di G-Dragon. Incredibile, bellissima, fantastica. Bravo G-Dragon. Quindi ecco, niente. Ora sono in momento G-Dragon. Ciao Ferdi, sono appena tornato da Roma, distrutto a livelli di look, che mi sono perso, un uccellino mi ha detto parole crociate. Sabato mattina, siccome io devo chiudere assolutamente fra 40 minuti, perché sennò non arrivo in tempo poi da Roberta per la live di stasera, e mancano ancora 14 risposte da leggere, non farò mai in tempo, quindi, vabbè, è così, sì, non farò in tempo, quindi... comunque sabato mattina facciamo live extra così. Comunque il fatto che devono stare dentro gli standard di bellezza coreani per me è molto tossico, no? Sono assolutamente d'accordo. E avrei voluto sentire la risposta, ma al ciao Ferdi sono partiti 90 secondi di pubblicità. Mannaggia. Allora, ciao Ferdi, parole crociate perché mi mancano più di 10 risposte da leggere e non riuscirò mai a finire per le 7, ma alle 7 devo staccare assolutamente perché sennò non arrivo in tempo da Roby. Dicevo, cioè il punto è se chi li insulta semplicemente perché hanno un aspetto estetico diverso da quello che viene canonicamente percepito come bello in Occidente, perché soprattutto nel caso di idol maschili coreani c'è questo aspetto un po' efebico, un po' androgino a volte, cioè... completamente sdoganato il trucco o una serie di vestiti che assolutamente sono da donna, tipo le camicette con i frilli, i frizzichi così, no? Non so come cazzo si chiamano, i bulan. Cioè questa non è una critica che ha senso, questa non è una critica che ha ragione d'essere, perché è una stronzata, quindi ben legittimo rispondere. Come ti dicevo, in generale difendere tutta l'industria è una posizione parziale, perché tutta l'industria fa un po' cagare. E intanto grazie mille Tecniro, che regala una sabba Ferdi, così non si becca più la pubblicità. Grazie mille Tecniro, che ci fa anche raggiungere il numero tondo. Oh, grazie. C'era quel 59 che mi stava disturbando. Qualcosa dell'occhio. Vi passo anche un'altra canzone bellissima.
di uno dei BTS, uno solo. Che è uno dei rapper e ha scritto questa canzone dedicandola al suo pianoforte. Ed è veramente bella, e questa canzone me l'ha fatta conoscere Moonboy. E è bellissima, è veramente bellissima. Cioè, è proprio da brividoni. Ed è dedicata al suo pianoforte. Quindi, che amore Emiliano, sì sì, ma Emiliano armi nel cuore. E una sera praticamente ho scoperto che anche lui ha il suo bagaglio culturale di musica K-pop, e abbiamo cominciato a confrontare. Ah, ma allora la conosci questa, ma la conosci quest'altra? Bellissimo. First Love, incredibile, veramente bello. Non puoi farmi entrare in questo mondo, però avevo promesso di non caderci. Marcolino, cioè, non mi ascolti inside, o a un certo punto, cioè, non mi guardi inside, a un certo punto qualcosa devi farlo. Intanto supporto! Is this a safe donation? Grazie mille, carissimo. Come stai, supporto? Come va? Sei al sicuro? Grazie anche a Fede che si abbona per l'ottavo mese. Ciao Chiara, da settimane che dimentico di rinnovare la sub, ma per compensare ho deciso finalmente di passare da abbonamento Prime a quello a pagamento, ora che finalmente ho una maggiore stabilità economica dopo la firma a tempo indeterminato. Bacetti! Ma allora, grazie mille del pensiero e congratulazioni! Che bello, che bello! Sono molto contenta per te. Grazie mille. Inside sua memoria le canzoni spammate su TikTok. Sì, ma ti manca l'experience totale. Come fai? Non puoi sapere bene. Cioè, non mi puoi dire sì, vabbè, Inside l'ho visto su TikTok. Che modo di fare è, Marcolino? Non si fa, non si fa. Non si fa. Devo ammettere che immaginare supporto come un supporto del tavolo per non farlo dondolare. Cosa? Sì, prima o poi te lo devi guardare Inside. Io seguo il K-pop, ma non so come addentrarmi nel mondo delle canzoni sconosciute. Ah, io tendenzialmente lascio andare la radio di Spotify. Parto da una canzone che mi piace e poi lascio che sia Spotify a suggerirmi cose. Ogni volta che sento qualcosa che mi piace, gli lascio il like, così me la segno fra i preferiti. Se lo vedi su TikTok, lo godi solo a metà. Lo godi solo a 30 secondi alla volta. Tutto Inside è troppo triste. Beh, vabbè, vabbè, che generalizzazione. Molto più che triste. Solo avete visto, sì. Mi è piaciuto molto fino al 70%, tipo. E poi mi è sceso un po'. Poi mi è sceso un pochino. Non mi ha fatto impazzire come si è evoluto tutto il pezzo finale. Mi ha lasciato un po' di blue balls. Inside è bello, ma ogni volta che lo guardo divento un triste blob. Che vero. Verissimo. Saluto rapido per il decimo resub, siete grandi. Oh, ma grazie. Soul cos'è il film? Sì. Mirko, T80, sei buona per il 41esimo mese. Grazie mille. 41 sono un sacco. Che sigmino sei adesso? E ora ci è arrivata anche la sub dei 10 mesi di Devil Matt. Grazie, grazie. Ah, entrambi. Tra l'altro si avvicina la Hype Train. A mezz'ora dalla fine. Piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire. Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, ce ne stanno di meglio. Poi voglio dire, parliamo di film che fanno piangere. Qualcuno ha detto Coco. Mannaggia Coco. Mannaggia Coco. Ancora giudice, ok. Beh, giudice è un incarico importante. Ragazzi, Coco, mamma mia. Mamma mia. Non voglio mettere ansiona, ma mezz'ora e tre cose lette, togliamo tempo alle parole crociate, ma Coco! Coco mi ha distrutto. Lo so, lo so, lo so. Ragazzi, io ho visto Coco per la prima volta in volo per il Giappone,
perché mi ne approfitto spesso per recuperare film, visto che nei voli intercontinentali ci sono gli schermini sulle poltrone, ok? Quindi te davanti hai uno schermino all'altezza occhi e dentro ci trovi film, spesso ci trovi anche film usciti da poco al cinema, dipende insomma un po' dalla compagnia aerea. E io ne approfitto, solitamente mi facevo per ogni volo almeno 2 o 3 film, perché amo guardare i film, mi piace un sacco, quindi figurati, potevo dormire, però che bello guardare i film. E quindi mi sono vista Coco per la prima volta in aereo e a un certo punto, e stavamo andando in Giappone con uno dei nostri tour. Era Sigma comunque, se lo avete sentito la Sigma. E dicevo, ho visto Coco mentre eravamo in aereo e a un certo punto ero a guardare lo schermo completamente in lacrime, in silenzio, cuffie nelle orecchie, completamente in lacrime. E un ragazzo che stava con noi in tour, che era tipo righe, cioè due file più avanti, si gira verso di me spaventatissimo. E mi fa, ma è tutto ok? Cosa succede? Tutto a posto? E io lo guardo e gli dico, sì, sto solo guardando un film. Come stai solo guardando un film? Sì, sto guardando Coco. Ah, ma, cioè, ma sei sicura che è proprio tutto a posto? Sì, non lo hai visto tu? No, beh, allora non puoi capire. Era Matteo Barazza, quel ragazzo. Ciao Matteo. Se ci sei, se te lo ricordi, io me lo ricordo bene, uno dei miei aneddoti preferiti in realtà. E perché dopo un po', dopo qualche ora, io mi affaccio verso il suo posto e lo vedo che è fermo, immobile, con le cuffie nelle orecchie, completamente in lacrime, che sta guardando Coco anche lui. E mi ricordo che si gira e mi fa, ho capito. Esatto. E questa cosa mi ha spezzato, mi ha veramente spezzato. Coco, dovrei vederlo. Ferdi, porca vacca! Ferdi! Dai, cazzo. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Guardati Coco, mannaggia. Mannaggia. Grazie a BabsOne92 che sei buona per il 17° mese. Diglielo anche te. Ferdi. Come lo chiamava Elvio? Matteo Barazzazzazzo. Mamma, quanto mi mancano i viaggi. Tanto avevo intraletto Ticci che diceva, poco off topic, ma quanto dovrei mettere da parte con Satisfy per venire con voi in Giappone la prossima volta? Cos'è Satisfy? Tu non hai visto DuckTales che vuoi? Minchia, DuckTales è una serie, Coco è un film, lo guardi in una sera. Non è uguale. Non è uguale, cazzo. Non mi puoi dire, vabbè, hai recuperato una serie. Come cazzo ho il tempo di guardare una serie? Tipo PayPal. Ok. Perché non so se. Cioè. Ah, è semplicemente metto da parte, ok. Allora. Noi solitamente abbiamo i viaggi che sono intorno a 3.000 euro, più o meno. Un'app che ti mette i soldi da parte in automatico, non sapevo. Circa. Poi scendono quando durano meno, possono salire quando durano di più, dipende. Fino adesso i viaggi che abbiamo fatto erano o da 7 o da 9 o da 12 notti e quindi quello da 12 è quello che oltre a durare di più costa anche di più, non tanto solo per la durata ma anche perché è quello durante la Nami che è il periodo di massima stagione e quindi quello solitamente è intorno ai 3.000-3.003 perché ci vai a mettere il volo. Certo che è compreso il volo, Alice, assolutamente. Allora, nei pacchetti ci sono il volo che ha scelto con un occhio di riguardo sia allo scalo che agli orari.
Asterisco su Scalo perché prima della pandemia, ANA, che è una compagnia aerea giapponese, aveva dichiarato che avrebbe aperto le tratte, dirette Italia-Giappone in vista delle Olimpiadi che ci sarebbero state. Questa è notizia del 2019. E poi naturalmente non... Cioè, naturalmente, nel 2020 sicuro non l'hanno fatto. Io non credo l'abbiano fatto neanche adesso perché il Giappone ha ancora le frontiere chiuse, ma ammetto di aver smesso di informarmi. In ogni caso, se dovesse essere possibile anche accedere all'opzione diretta, non vi nascondo che un volo senza scalo, secondo me, può essere un'ottima opzione, ecco, nel momento in cui non è con Alitalia. Alitalia fa cagare come compagnia, c'è poco da... Cioè, secondo me ci si vola scomodi su Alitalia, poi sono gusti, a me non fa impazzire. Nel caso in cui non ci fosse l'opzione diretta, le compagnie aeree che io andavo a scegliere per... sì, vabbè, Alitalia quel che ne rimane alla fine, insomma. Che però era l'unica compagnia che aveva i diretti, per quello la cito, cioè... Prima di ANA, che aveva in cantiere di fare i diretti Italia-Giappone, l'unica compagnia che aveva i diretti era l'Italia. Le altre fanno tutte scalo. Ora, nel momento in cui tu hai uno scalo fuori dall'Europa, hai tendenzialmente un po' il rischio di trovare magari problemi con il bagaglio da stiva. Se, perché banalmente tu quando ti imbarchi in Italia e poi fai scalo in Europa, le regolamentazioni sono molto 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 simili e quindi è un po' più smooth a livello di controlli e a livello di procedure proprio logistiche rispetto a fare scalo, uno scalo classico per il Giappone Dubai, ok? Rispetto a che fare scalo a Dubai o Dio me ne scampi in Cina, l'ho fatto una volta. E l'aeroporto di Shanghai mi ha lasciato i brividi, e veramente i brividi, mi ha fatto venire i brividi. Io non ho pregiudizi nei confronti di niente e nessuno, ma quell'aeroporto. I brividi. Quindi la decisione della compagnia aerea tendenzialmente viene orientata dal fa scalo in Europa, motivo per il quale sceglievamo di volare solitamente con Lufthansa che fa scalo in Germania, con Air France che fa scalo a Parigi o con KLM che fa scalo a Amsterdam. Queste erano le compagnie che sceglievamo abitualmente. No, raga, era proprio inquietante. Raga, era inquietante un botto. Poi a un certo punto, mentre eravamo nel volo di ritorno, che quindi era un volo che entrava in Italia partendo da Shanghai, sono passati a darci un fazzoletto da mettere sulla bocca e il naso, ok? Perché poi sono passati con... Oh! Ringrazio. Stavo raccontando di quella volta che abbiamo preso Cinesi, un volo internazionale da Shanghai all'Italia immaginavo, e ci hanno disinfettato anche la ci scala. hanno appunto dato questo fazzoletto da mettere sulla bocca per coprirci bocca e naso mentre passavano con degli spruzzini a disinfettare prima dell'atterraggio. Quindi... Boh, raga, non mi è piaciuto molto volare con quella compagnia cinese, ok? Nello specifico quell'aeroporto. Questo non vuol dire che tutte le compagnie cinesi fanno cagare, ci sono sicuramente anche quelle più belle. Quella là, no. Tra l'altro, qual era? Air China, ecco. Era Air China e... Credo sia la Rambato più vista degli ultimi 2 mesi. Beh. Se non l'avete ancora vista, fatelo, Non ragazzi. dite niente se l'avete già No, ovviamente vista no. perché ci sono le 24 ore di no, no, spoiler sulla Dumb Battle. E intanto grazie mille a MickXCX che si abbona per la prima volta, grazie mille, benvenuto. Quanti anni fa? Era il 2017. Era Intanto, aprile... Eh? scusate se vi interrompo, dico a loro, sono. Attento. Dico a loro, sono. Insomma.
pochi oggi pomeriggio, nel senso rispetto al numero serale, però comunque ve lo anticipo, la live delle console verrà spostata al 20, perché Marco Mottura non ci sarebbe, e noi volevamo, alla fine abbiamo deciso di farla anche con Marco Mottura, perché è un progetto che comunque è nato pensando di avere anche Marco qua, quindi la console non la faremo giovedì, il 20 ci sarà invece lunedì la maratona delle console tarocche, quindi di pochi giorni, e spostata. E però il 16 probabilmente rifaremo, quindi giovedì sera riproporremo What Remains of Edith Finch, quindi un bel gioco, ma prima di What Remains of Edith Finch spacchetteremo uno dei 2100 orologi Seiko dedicati agli starter di Kanto, e in particolare uno dei 700 dedicati a Venusaur, quindi si tratta veramente di un drago bianco occhi blu alla Kaiba, perché è un oggetto più unico che raro, e vediamo cos'è arrivato, se mi è arrivato un mattone oppure no. Io prego. Ok, perfetto, vabbè, comunque morale della favola, il pacchetto è questo, e dentro ci dovrebbe essere in teoria, direi anche in pratica, l'orologio. E invece no. E invece un mattone, spacchettiamo. 120 euro di e l'orologio, insomma, è così, va così. E poi invece per le console purtroppo bisognerà avere pazienza e aspettare il lunedì per le console, perché purtroppo non c'era Marco, e sinceramente abbiamo preferito rimandare, che sì, magari 120 euro Ferdi, alza, è costato 500 Dogana. Solo di Dogana 120 euro, no 500 euro è costato l'orologio, ma è normale perché chiaramente l'hanno preso i bagarini, ragazzi, e quindi tra l'altro sempre all'inizio di quella live metteremo in vendita un nostro oggetto su eBay, e se ce lo confermano in realtà il ricavato andrà in beneficenza, però questo ve lo devo confermare purtroppo, perché non so se si riuscirà a fare, nel caso in teoria potremmo devolverlo noi direttamente il ricavato, però so che in realtà eBay lo fa già per conto suo. Comunque bella Poggers, arrivederci. Intanto grazie supporto, che dice is this now a safe zone? Comunque no, Chiara, I'm always in danger, never safe. No, be safe, supporto, be safe, please. E, grazie anche a Asia Hartman, che si abbona per il 7° mese, eccoti qua, Pipo Max anche a te. Allora, io ormai mi prendo questi ultimi minuti per finire di raccontarvi questa cosa sul Giappone, visto che ma poi come ha fatto? Vabbè, c'ha fame. Le emote di QWERTY, avete assolutamente ragione, arriveranno le emote di QWERTY. E dicevo, finisco di raccontarvi quello che vi stavo dicendo sul Giappone, visto che comunque sono domande che arrivano spesso, sono curiosità che avete spesso, e poi come vi dicevo facciamo la live di recupero per tutte quante le risposte che non ho letto oggi, sono una decina, io vi chiedo scusa e mi prostro, sono una, due, tre, quattro, no, questa è una parte, due, tre, quattro, cinque. Questa secondo me è una continuazione, ma non ha i numeri. Sì. 6. Ok, sono 6 divise spezzettate in più parti, quindi io vi chiedo perdono. Per favore, rivediamoci sabato mattina se potete, se no recuperate in past. Assolutamente non finirete non letti, solo non vi leggerò stasera. E Però ecco, facciamo, c'ho in mente di fare una live in cui facciamo tipo una intro, pensavo, non so, iniziarla per le 9, per le 9 e mezzo, proprio per farla da colazione, e ci facciamo un caffettino, colazione, uno schemettino di parole crociate giusto per vedere cosa succede, e poi vi leggo tutti quanti, e poi se avanza tempo facciamo altre parole crociate. Insomma, vi dicevo, il Giappone è provvisto per le persone in carrozzina, a livello di barriere architettoniche è molto molto indietro. Noi abbiamo avuto un viaggiatore, non nel nostro
gruppo specifico, ma era nel gruppo dei Player Inside, che viaggiava parallelamente ma autonomamente, cioè contemporaneamente ma autonomamente rispetto al nostro. Spesso altri ragazzi del loro gruppo si facevano carico di letteralmente prenderlo in braccio per permettergli di arrivare in alcune zone, e quindi c'era chi prendeva lui e chi prendeva la carrozzina, perché a livello di barriere architettoniche è indietrissimo il Giappone, veramente imbarazzante. Io poi non so, questo è quello che ho visto nel capodanno fra il 2019 e il 2020. Non so come possa essere migliorata la situazione, me lo auguro molto, nell'arco di questi due anni, date sia le Olimpiadi che le Paralimpiadi. Mi auguro che abbiano deciso di rendere la situazione almeno nei siti un po' più turistici, un po' più visitati, migliore, però non ve lo so dire, non lo so. Vi ammetto candidamente che non sto guardando molto sulla situazione attuale, perché mi manca tanto. Vedere il Giappone mi manca proprio tanto. E quindi mi prende un po' una strettina al cuore ogni volta che vedo cose e foto e simili, quindi sono un po' indietro sulle news. Questa canzone mi fa schifo! Grazie, Victor. È sempre lo stesso autore. Ma mamma mia, lo stile delle canzoni come quella di prima lo odio. Comunque, per concludere, vi dicevo, parlavamo del volo. No, Ferdi, ma perché l'ennesima volta che dentro questa playlist trovo roba di questo genere, mi fa schifo proprio. Ok, no, questa l'accettiamo. E oggi sono fortunata con la playlist, ma non lo so. Comunque, vi dicevo, oltre al discorso della compagnia aerea, che naturalmente è molto importante, ce ne sono alcune che sono indubbiamente migliori di altre, secondo me questo è proprio imprescindibile. Per esempio, anche fra le tre che vi ho detto, io preferisco particolarmente Lufthansa. Lufthansa mi piace molto, seguita a ruota da KLM. E un'altra cosa molto importante per la decisione del volo, per me, è l'orario, che pare una stronzata, però spesso magari si tende, anche organizzandosi autonomamente, no, a optare per il minimo risparmio in più, scendendo al compromesso dell'orario scomodo, e secondo me è un compromesso che non ci deve essere. Poi l'abbiamo sempre, insomma, sempre detto chiaramente, e i nostri viaggi non sono pensati per essere viaggi pensati al risparmio, e quindi sono pensati per avere una serie di servizi che siano di un certo livello di comodità, di comfort, anche di lusso. Di conseguenza, l'orario di arrivo in Giappone, di ripartenza dal Giappone, è una cosa che io tengo molto 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 in considerazione. Quindi la prima discriminante per me è l'orario in cui si arriva in Giappone, che per me deve essere necessariamente di mattina. Essendo un volo intercontinentale in cui diciamo che l'obiettivo è, se non direttamente dormire, quantomeno riposarsi, no? Quindi appunto magari guardarsi un film, stancarsi il meno possibile, riuscire ad arrivare la mattina è la cosa che ti permette, secondo me, di soffrire meno il jet lag. Ma prof, buonasera! Mi hanno fatto domande sul Giappone, quindi sto raccontando con che criterio scelgo gli orari dei voli. E il buon prof è stato con noi. È stato con noi in Giappone. Che ricordi? Che ricordi al karaoke? Vabbè. E quindi, secondo me,
è fondamentale arrivare la mattina, perché è la cosa che riesce a farti ingranare meglio con il fuso orario, senza contare che ti permette di effettivamente mettere a frutto la prima notte in hotel, perché io ti posso anche dire ti conto la prima notte nel conto totale delle 12, però se ti faccio arrivare in hotel tardi, tu l'hai buttata via, no? E quindi per me è importante far arrivare il prima possibile. Io cerco sempre di trovare cose che arrivino verso le 10 di mattina, in modo tale che ci vogliono circa 2 ore. Ci vogliono circa 2 ore, 2-3 ore per riuscire a uscire dall'aeroporto e poi spostarsi effettivamente in hotel, e praticamente arrivi in hotel per pranzo. E a quel punto, una volta arrivati per pranzo, tu arrivi, fai il check-in, vai a mangiare qualcosa, ti puoi permettere di prenderti quel paio di ore di riposo, no? Post pranzo, per farti la doccia con calma e mettere a posto le cose della valigia, eccetera. E poi hai effettivamente il pomeriggio, la sera, in cui puoi cominciare a vedere magari i dintorni dell'hotel, magari vai a vedere se effettivamente c'è abbastanza brio nel gruppo e non sono tutti stanchi dal viaggio, vai a vedere anche qualche cosa un po' più lontana. E così, insomma, si organizza. Al contrario, invece, con il ritorno ho sperimentato un po' di cose varie. L'ultima volta abbiamo sperimentato... No, la penultima volta abbiamo sperimentato una partenza tardiva con un aereo che partiva di sera. Arrivava in Italia di pomeriggio e, sinceramente, non mi è dispiaciuto. Io avevo abbastanza preso sotto gamba quanto potesse essere comodo partire la sera, perché pensavo a livello organizzativo, no? Cioè, se io parto la sera, questo vuol dire che io devo far fare il check out di tutte quante le camere la mattina, però poi mi ritrovo con il gruppo che non può andare in aeroporto 10 ore prima, no? E al contrario, visto che parte la sera, magari ne approfitta per fare gli ultimi giri, gli ultimi acquisti, quindi come è fattibile, perché devo fargli fare il check out, però devo fargli lasciare le valigie, che si può, no? Ti metti d'accordo con l'hotel, hanno delle stanze apposta che usano come deposito dove tenere le valigie proprio in situazioni come queste. E però poi c'hai anche un pochino l'ansia del ok, e io adesso li mando in giro per la mattina e il primo pomeriggio, e poi devono essere qua entro quest'ora perché sennò parte l'aereo e loro sono in giro. Quello un po' mi metteva ansia, però l'abbiamo fatto, ha funzionato bene e effettivamente penso che lo rifarei, anche perché comunque partendo la sera dal Giappone ti ritrovi ad arrivare la mattina presto in Italia, che ci sta, quindi è comodo, perché al contrario noi partivamo la mattina dal Giappone, arrivavamo nell'arco del pomeriggio barra tardo pomeriggio, e lì comincia a essere un po' più complicato magari per le persone che dall'aeroporto di arrivo, che di solito è o Roma o Milano, devono poi spostarsi dove effettivamente stanno. Quindi il rientro con partenza in serata dal Giappone penso che lo rifarò. Intanto grazie mille a Eleil Gauge 95 che si abbona per l'ottavo mese. Ciao Chiara, riesco raramente a esserci in live ma ti seguo sempre in past, spero un giorno di conoscervi dal vivo, magari in un viaggio in Giappone, si spera, grazie mille. Allora, quindi questo per quanto riguarda il volo, poi c'è tutto il resto. Andando con ordine, una volta arrivati in Giappone c'è ovviamente il transfer dall'aeroporto all'hotel, quindi il transfer anche fa parte del pacchetto, perché è un altro di quei servizi, secondo me, imprescindibili per un viaggio quanto più comodo possibile, ok? Lo so, ho solo una decina di minuti, lo so.
cercherò di fare velocemente. E, quindi, compreso nel pacchetto c'è il transfer sia quando arriviamo sia quando dobbiamo andare via, quindi una navetta privata in cui caricare i propri bagagli, sedersi e scendere arrivati davanti all'hotel. Fondamentale. Naturalmente nel pacchetto è incluso l'hotel con le stanze matrimoniali, cioè le stanze doppie con letti singoli, perdonatemi, no, non letto matrimoniale su richiesta. E prima colazione inclusa. Ciao. Come? Come? Come hai detto? E io richiederò un letto matrimoniale con la povera persona che capiterà come, ma deve essere d'accordo. Deve essere d'accordo la persona, se no non è che puoi richiederlo solo tu. Poi è incluso ovviamente il tour, perché sempre meglio specificare, i viaggi guidati sono letteralmente guidati. Quindi c'è un programma di posti da vedere che prevede quasi la totalità dei giorni ed è gestito da un numero variabile di guide. Il numero varia in base alla grandezza del gruppo. Ovviamente più è grande il gruppo, più sono numerose le guide. E per quanto comunque noi abbiamo un numero massimo totale di persone da portare in gruppo, perché altrimenti poi diventa difficile da gestire, quindi più di una quarantina di persone i nostri gruppi non le contano, non le accettano, perché altrimenti diventa un viaggio in cui non si riesce neanche a conoscersi praticamente. Grazie Tris, che siamo là per il 10° mese. E con un numero massimo di 40 persone, calcolate che ci sono come accompagnatori me e Francesco, che non siamo ovviamente guide certificate, ma comunque siamo in grado di muoverci, e poi naturalmente ci sono due guide che sanno parlare giapponese. Quindi ogni singolo giorno del tour, tranne un giorno libero che viene dato in gestione totale in mano ai viaggiatori, sono gli altri giorni sono tutti quanti con un programma che parte all'incirca alle 9 di mattina più o meno e finisce all'incirca alle 6-7 di pomeriggio. Quindi è un programma che prende mattina e pomeriggio pieni. Poi è una semplificazione perché dipende, si sta parlando del viaggio di Capodanno, allora per esempio i giorni liberi sono due, perché naturalmente il 1° gennaio è libero, perché dopo la sera di Capodanno noi non prevediamo nulla il giorno immediatamente dopo appunto i festeggiamenti, quindi chi vuole dormire dorme. E poi però c'è anche l'effettivo giorno libero, che è l'ultimo, nel caso in cui uno abbia davvero fatto l'alba per Capodanno e sia distrutto il 1° gennaio, ma voglia comunque avere un giorno libero per sé. In ogni caso, tutti i momenti del tour sono facoltativi, quindi se c'è una tappa o un'intera giornata che non vi interessa, l'unica cosa che chiediamo è avvertire, perché naturalmente quando si parte si aspetta o si cerca di aspettare tutti quanti e raccattare per quanto possibile anche i ritardatari. Naturalmente se non avete intenzione di esserci un giorno basta avvertire, perché altrimenti noi vi aspettiamo inutilmente. E ogni singolo momento del tour è volontario. È ovviamente consigliato venire con noi, a meno che non sia almeno la vostra seconda volta in Giappone. Cioè, se siete già stati in Giappone, ci state tornando perché volete fare il viaggio di gruppo, volete venire con noi, perché magari vi siete organizzati e vi fa piacere venire con noi, ma ci siete già stati, allora ovviamente sapete già come muovervi.
se al contrario è la prima volta, caldamente consigliato venire con noi, perché il programma, che è la parte organizzativa dove solitamente spendo insieme alle nostre guide più tempo in fase di creazione del viaggio. E, il programma è studiato per cercare di farvi vedere quante più cose possibile, alla ricerca del compromesso tra quantità e qualità dell'esperienza. Ovvero, si può effettivamente dire di vedere un sacco di roba andando a sprombattuto, marciando fra i vari posti famosi, no? Ok, di Tokyo, avendo il tempo di fare magari la foto e poi andare nel posto successivo. E una cosa del genere naturalmente premia la quantità di esperienze e non la qualità. Al contrario, noi cerchiamo sempre di dare la possibilità di effettivamente vedere, no, il luogo in questione anche personalmente, cioè una giornata tipo come funziona. Noi abbiamo la prima tappa, che mettiamo conto è Ueno, ok? Quindi nel momento in cui siamo a Ueno, al parco di Ueno, ci sarà un momento in cui le nostre guide vi racconteranno qualcosa, qualche cenno storico, qualche curiosità, qualche cosa particolare che potete vedere a Ueno, e poi avrete a disposizione 2 ore per vedere il parco. In quelle 2 ore avrete la possibilità di esplorare la parte di parco che preferite. Noi saremo comunque sempre a disposizione nel caso in cui ci sia magari qualche dubbio, quindi posso andare di qua, posso andare di là. A volte, per esempio, anziché essere fermi, noi facciamo in primis un percorso, e quindi chi vuole, anziché muoversi da solo, vuole associarsi, accolparsi a noi, può venire con noi e fare il nostro stesso giro, e poi dopo 2 ore c'è il ritrovo, no? Quindi, dato punto e ora di ritrovo, ci si ritrova, allora ok, dopo Ueno passiamo accanto, c'è Ameya Yokocho, che è uno dei miei quartieri preferiti, che è un quartierino, che si chiama anche Ameya Yokocho, accanto a Ueno, che è pieno di negozietti che vendono roba normale, cioè tipo scarpe, niente di che, però è proprio bello da vedere. E lì tra l'altro c'è un posto, un ristorante che fa solo spiedini di roba fritta, che è incredibile, e lì solitamente è dove mandiamo, no, a far pranzo. E quindi anche lì cenno storico, come è nato questo quartiere, perché si chiama in questo modo, avete 1 ora e mezza per pranzo, poi ritrovo qua. Ovviamente i pasti sono da gestire in autonomia, e io dico ovviamente, voi dite come ovvio, è ovvio perché i ristoranti in Giappone sono tutti piccoli, tranne eccezioni, che sono eccezioni sulla regola. La maggior parte dei ristoranti è veramente piccola, e quindi è impensabile anche solo volersi muovere in 6, già troppi. Già voler dire io voglio andare a pranzo in 6 già significa che aspetta, trovalo un posto dove riesci a entrare in 6, aspetta, non lo so. E quindi il nostro consiglio è di fare piccoli piccoli gruppi da 2-3 persone, massimo 4, per poter effettivamente riuscire a trovare facilmente posto dove mangiare. Va da sé che non riusciamo quasi mai a mangiare, soprattutto a pranzo, insieme. Già a cena è diverso, magari uno riesce più o meno a organizzarsi, e a cena solitamente, siccome le serate sono completamente libere, noi cerchiamo, io e Francesco, cerchiamo di seguire i vari mini gruppi che si vanno a formare, quindi facciamo una sera con un mini gruppo, una sera con un altro mini gruppo, eccetera, eccetera, per riuscire a passare una sera con tutti quanti, perché è complesso spostarsi in così tanti. Poi vabbè, volendo si organizza noi una singola serata, 2 nel caso di Capodanno, in cui si può essere tutti insieme, quella la si organizza però anticipatamente, quindi prima della partenza, chi vuole effettivamente partecipare, e in quella serata c'è prevista sia la cena prima che poi il karaoke dopo.
Quindi poi che altro c'è? Naturalmente ci sono tutte le assicurazioni del caso, quindi nel pacchetto trovate anche le assicurazioni. In base al tipo di viaggio ci sono altri extra, per esempio nel caso del del viaggio in durante la Nami, siccome c'è il trasferimento da Tokyo a Kyoto, quindi cioè da Tokyo a Osaka, in realtà, perché scegliamo Osaka come hotel perché è una città un po' più viva la sera, e Kyoto invece l'andiamo a visitare di giorno in giorno. Di conseguenza, all'interno del pacchetto c'è anche gli spostamenti da Osaka a Kyoto, che solitamente noi organizziamo con una navetta privata. Quindi la mattina da Osaka si parte, si entra in bus, il bus ci porta direttamente a Kyoto nel posto che vogliamo vedere, dopo che l'abbiamo visto ci porta nel secondo posto che vogliamo vedere, e dopo che l'abbiamo visto ci riporta a Osaka. Essendo tra l'altro i trasporti a Kyoto molto molto sotto il livello di quelli di Tokyo, cioè Tokyo è sopra tutto il resto del Giappone a livello di trasporti, quindi pensare di spostarsi a Kyoto con il gruppo da 40 persone negli autobus di linea che passano una volta ogni quarto d'ora, impossibile, e quindi ci muoviamo con le navette, e in quel caso ovviamente nel pacchetto è compresa anche quella, e quindi varia, ecco, un po' di preciso in base anche allo specifico viaggio di cui stiamo parlando. Comunque se ne parlerà nel 2023, perché io non credo che sarà possibile riuscire a organizzare nell'arco dell'anno prossimo, perché ci vanno diversi mesi di anticipo per riuscire a mettere in piedi il viaggio. Quindi secondo me durante l'anno prossimo sarà possibile cominciare a mettere in piedi e organizzare per l'anno successivo ancora. Poi io parlo per me, naturalmente, questo non significa che nessuno riuscirà a organizzare, anzi sicuramente ci saranno già altri viaggi e altre occasioni. Io personalmente punto al 2023. Intanto Dezzy Bibbo si abbona per il nono mese, contentissimo di essermi goduto questi 9 mesi con voi e sicuramente ne passerò tanti altri. Oh, che bello, grazie mille. Ragazzuoli, sono le 7:06 e io sono in ritardo, sono già in ritardo, devo scappare. Io vi voglio molto bene, vi ricordo che stasera siamo in live sul canale di Chikibe con ospite speciale specialissima Yuriko Tiger, quindi finiremo per parlare naturalmente di Giappone anche stasera, quindi mi raccomando venite a trovarci dalle 9:30, e vi ricordo che Safe Zone torna sabato tra le 9 e le 9:30 di mattina, vi avverto su Instagram / Facebook a quando di preciso per leggere le risposte arrivate oggi nel forum che non sono entrata nel talk di oggi, e ragazzi un bacino e scappo. Fate i bravi. Ciao. C'è una ending. Questa è una ending.